Un quadro deludente della sanità messinese e dei servizi resi su tutto il territorio. Da tempo noi su questo versante siamo impegnati e oggi facciamo il punto della situazione per dire quale cose funzionano per la verità poche e quale invece non funzionano rispetto alle strutture ospedaliere del territorio, rispetto all'ASP, rispetto al Papardo Piemonte, rispetto al Margherita, rispetto anche ai servizi della sanità privata e anche di quei servizi riabilitativi che, ahimè, purtroppo dobbiamo registrare che complessivamente nel nostro territorio sono del tutto precari e abbastanza deludenti. Le proposte della CISL sono quelle che bisogna veramente dare l'attuazione a quella famosa riorganizzazione, rifunzionalizzazione dei servizi per avvicinare, come dire, i servizi all'utenza, alla collettività e spostandola veramente sul territorio. Non possiamo assistere ancora alle lunghe code, alle lunghe liste d'attesa, come ai grandissimi numeri degli accessi al pronto soccorso. C'è qualcosa evidentemente che non funziona, noi vogliamo mettere mano per dare la vera sanità, la vera assistenza al cittadino. Ma guarda, sui dati simbolici noi abbiamo fatto questa comparazione fra gli accessi rispetto al 2010 e 2012 e vediamo che il calo è risibile, significa che o manca l'informazione o manca la pubblicizzazione di quei servizi attivati sul territorio oppure parliamo di servizi solo inaugurati e quindi solo presenti sulla carta, quindi diciamo che non c'è veramente la vera applicazione di quella famosa legge di riforma e su questo noi continueremo il nostro lavoro per fare capire ai manager, ai direttori, ai commissari, all'assessore alla salute che veramente così non va. Se dobbiamo essere innovativi lo dobbiamo fare sul serio.